Michelle, questo suono per te cosa significa? Beh, certo, la fine di un anno, di un percorso scolastico, e diciamo che mi mette anche sia un po' di malinconia che di felicità. Felicità perché siamo riusciti a arrivare alla fine di questo anno nella miglior maniera possibile, e malinconia perché alla fine dovremo salutare i nostri compagni di quinto e comunque mancherà venire la mattina ogni giorno a scuola, anche se è un po' una seccatura alzarsi presto la mattina. Comunque è bello venire a scuola perché fortunatamente qui cerchiamo, al Galilei cerchiamo sempre di creare un ambiente mite, tranquillo, che possa mettere serenità ai ragazzi. Nell'ultimo giorno di scuola al liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara si celebra il Gali Day, rimodulato dalla pandemia secondo le restrizioni legate all'emergenza Covid, ma non per questo meno importante. Nel cortile della succursale di Via Vespucci, il dirigente scolastico Carlo Cappello saluta le classi quinte chiamate ad affrontare la maturità e i docenti e i collaboratori scolastici che dal 1 settembre andranno in pensione. È un giorno di festa, ma anche l'occasione per fare un bilancio del terzo anno scolastico ai tempi della pandemia. Ultima campanella, ultimo giorno di scuola, che anno è stato? È stato un anno difficile come gli ultimi due. È chiaro che abbiamo avuto la novità della fine emergenza del 31 marzo, quindi siamo tornati a una sorta di pseudo normalità. L'augurio è quello di tornare alla normalità, però non può essere una normalità uguale alla precedente, deve essere una normalità con una consapevolezza diversa. I ragazzi, io vedo che a scuola l'hanno capito, perché abbiamo ancora la regola delle mascherine, i ragazzi stanno indossando le mascherine regolarmente nelle aule, negli spazi al chiuso, e stanno seguendo quelle che sono le indicazioni, quindi diciamo che ancora qualche limitazione ce l'hanno questi studenti. Però abbiamo ripreso con i viaggi di istruzione, abbiamo ripreso con i progetti, quindi un qualcosa si è mosso. È stato importante rivederli assieme e i ragazzi avevano bisogno di stare assieme, perché è la cosa che più è mancata in questo periodo. Quindi un anno forse più difficile dell'anno in pandemia, però sicuramente un anno che ci fa sperare di avere qualcosa di diverso a settembre. Non per tutti però l'ultima campanella oggi coincide con la fine dell'anno scolastico. Federico Carfora, rappresentante di istituto del liceo Galilei, è uno dei 280 ragazzi delle 14 classi quinte che saranno chiamati ad affrontare l'esame di Stato. Sono abbastanza anche teso per l'esame, ma perché appunto so che è importante e bisogna studiare. Bisogna studiare, ma poi come nella vita anche, poi bisognerà studiare, lavorare, quindi bisogna mettersi sempre in gioco. Cosa ci hanno insegnato questi 3 anni di pandemia? Sicuramente ci hanno insegnato a rialzarci dopo che succede qualcosa di brutto nella vita, perché come abbiamo visto a scuola non è facile, perché comunque ci vuole concentrazione anche e soprattutto nel quinto anno, e sono contento anche per i ragazzi che adesso potranno rivivere la scuola come l'ho vissuta io all'inizio, senza il Covid e la pandemia.